A tre passi dal sogno, l'Akragas che batte il San Cesario con un secco 4-0 allo stadio Seneto, momenti di grandissimo entusiasmo sia ad Agrigento e per tutto quello che ruota attorno alla realtà dell'Akragas. Quest'oggi puntata prettamente biancazzurra, analizzeremo appunto questa vittoria e cercheremo anche di analizzare quello che ci prospetterà e ci lancerà domenica prossima al match contro l'Arezzo. Buonasera a Davide Saia. Buonasera. I nostri ospiti, come detto, sono ovviamente legati all'Akragas. Abbiamo il tecnico della Juniores, Giuseppe Castiglione. Grazie di essere tornato con noi. E abbiamo anche graditissimo ospite Maurizio Capraro di Radio Vela, oltre che voce storica dello Stadio del Seneto, speaker dello Stadio del Seneto. Buonasera Maurizio. Grazie a te Dario, grazie a Davide per l'invito. Ci tenevo davvero a venire qua. Una bella trasmissione, devo dire che vi seguo da un anno e complimenti davvero per quello che state facendo. Ti ringrazio tantissimo, grazie mille a Maurizio. Direi subito di andare a vedere quelle che sono state le emozioni, e sono state tante sin dai primissimi minuti dello Stadio Seneto di domenica. Akragas San Cesario, prego le immagini. Domenica grigia ad Agrigento, con giugno alle porte, ma sembra non importare perché ad Agrigento si pensa sempre più alla Serie C. Allo stadio Esseneto arriva il San Cesario, squadra romana reduce dalla vittoria esterna di Terracina. Per Rigoli 4-3-3, questa volta dentro Savanarola e fuori Paladino, con Parisi arretrato in difesa. Più qualità a centrocampo con Gabriele Aprile, preferito Giovanni Giuffrida, out Sasa Starita. Pronti via ed è già apoteosi, il lancio in profondità sembra preda della difesa ospite, ma uno sciagurato retropassaggio di Gissi favorisce l'intraprendenza di Roberto Assenzio. È già 1-0 al minuto 2 con il match che si mette in discesa. Rivediamo ingenuità e disimpegno che si contrappone alla grande capacità di lettura di Roberto Assenzio, tradotto 1-0. Il San Cesario risponde da fermo, con l'angolo ribattuto al limite d'area, dove si coordina Ramacci, ma il suo pendente viene deviato in angolo. I laziali dimostrano ottime capacità tecniche con De Paulis che al 20° spezza il centrocampo in verticale. Foderaro legge l'inserimento di Siclaro con un colpo di tacco. Valenti si oppone come può. Altro corner e Chiavaro è costretto a liberare l'area, brividi per la retroguardia biancoazzurra. Ma mentre il San Cesario sembra prendere coraggio, l'Akragas si riaffaccia in avanti. Al 33° Savanarola arriva in fondo, classico taglio per Saraniti che viene murato due volte. Nel finale ottima azione di Parisi che si libera così per il cross e mette in mezzo per Pellegrino che arriva di gran carriera ma non riesce a inzaccare. Ancor più clamorosa l'occasione di qualche minuto dopo, con lo stesso capitano che inventa una parabola che mette Savanarola tu per tu con Matera, ma il 28enne non riesce a dare forza alla conclusione. Inizia la ripresa esattamente come il primo tempo. Corner per l'Akragas, Chiavaro e Assenzio confezionano una palla che giunge sul mancino di Peppe Savanarola che si fa perdonare alla grande. E la rete del 2-0, quarta consecutiva per il numero 11 biancazzurro. Rivediamo al rallenti la volée mancina che permette all'Akragas di rinsaldare il proprio vantaggio. Entra Paladino per De Rossi, ma i laziali sembrano nel pallone. Il neoentrato ruba palla in area di rigore. Savanarola, imbeccato così di testa, non riesce a chiudere definitivamente la pratica. Al 53° Chiavaro riceve poco oltre il vertice sinistro dell'area piccola, ma il suo tiro viene deviato da Matera in corner. Passano 3 minuti e Nicola Arena raccoglie il cross di Pellegrino, ma il suo destro viene ribattuto. L'ultimo sussulto del genio si vede dopo un contropiede ormai tradizionale dell'Akragas con il San Cesario che si mantiene in partita come può. Esce quindi il 10 in condizioni fisiche non ottimali, sostituito dal fratello Daniele. All'80° Pellegrino si inventa un lob alla Francesco Totti che si stampa sulla traversa. Sulla ribattuta si avventa Saraniti con il pallone che carambola ancora sul legno. Incredibile doppia chance dell'Akragas che merita però la riproposizione. L'airone di casa sfodera poco dopo la specialità, sportellata e filtrante per l'inserimento di Assenzio che di sinistro batte Matera, non esente da responsabilità. Colpo del KO firmato ancora da Roberto Assenzio che si fa 50 metri prima di chiudere in diagonale. Nel finale c'è spazio anche per il poker con Daniele che si traveste da Nicola e semina il panico, regalando a Paladino il più comodo dei tap-in. Splendida l'azione di Daniele Arena, sempre più incisivo, ma soprattutto splendida prova dell'Akragas che approda ai quarti di finale dei playoff. Domenica prossima allo Stadio Seneto arriva l'Arezzo.
Il superamento di questo scoglio rappresenta una tappa fondamentale verso la corsa per la Serie C. Adesso analizzeremo e proveremo a spiegare anche perché. Anzitutto comunque andiamo all'analisi tattica della partita. Davide, che match hai visto, che Agregas hai visto, sia da un punto di vista tecnico che fisico? Parliamo dal punto di vista fisico innanzitutto. Ho visto una squadra che in ogni reparto era superiore agli avversari. Partiamo dalla difesa con un Vindigni straordinario, arriviamo al centrocampo con un Asensio, penso che non ci siano parole per definire la sua partita, e un Saraniti che nonostante non abbia trovato il gol e tanto si sia impegnato, vista la traversa con la doppia occasione Pellegrino-Saraniti, veramente un giocatore straordinario. Per quanto riguarda invece il livello tattico, la squadra è andata bene in campo, sicuramente forse ci si aspettava, dato appunto il turno in cui ci trovavamo, qualcosa in più dagli avversari, visto anche diciamo il loro campionato, si sono trovati così lì, quindi a giocarsela, e invece poca cosa. Poi comunque un'Acragas è stata bravissima a gestire, subito a mettere le cose per i binari giusti, quindi diciamo che siamo ottimisti. Questa partita ci fa essere ottimisti per il prossimo turno contro l'Arezzo. Da vedere, un po' da rivedere, più che altro le condizioni fisiche di Nicola Arena, soprattutto sotto il lato mentale. Un Arena che ieri non ha fatto l'Arena, ci ha pensato il fratello a sostituirlo, però Rigoli in questa settimana magari saprà ritrovare la chiave giusta per sbloccare il genio. Nicola Arena probabilmente anche condizionato da quelle che sono state i piccoli infortuni fisici settimane. Sì. Ecco, speriamo che comunque possa recuperare al meglio la sua condizione al 100%, perché un Arena al 100% quanto cambia questa squadra in maniera totale, Pep, oppure comunque sì. Di fatto la squadra punta sulla sua organizzazione tattica. Beh, sicuramente Nicola Arena è quello, diciamo, che c'ha più qualità, no? Che c'ha i colpi, si vede che ancora magari non sta al 100%, anche se lui ha giocato abbastanza bene anche ieri, però penso che non sta al 100%, viene dall'infortunio, no? E quindi ci vuole un po' di tempo. Che te ne è parso del San Cesario? Sinceramente mi è sembrata una squadra modesta, sinceramente, anche se parliamo di due campionati diversi, diciamo che è il campionato, quello che fanno loro, quello romano, laziale, sinceramente è abbastanza modesto, invece questo che è molto più combattuto. Anche ieri l'Agas ha fatto una partita straordinaria, preparata molto bene dal mister Rigole. Penso che, come diceva Davide, ieri sono stati tre giocatori, non me ne vogliono gli altri, però penso che Vindigni, Asensio e Saraniti, che ha retto da solo il reparto d'attacco, sono stati veramente splendidi. Quindi una grandissima partita, e l'Agas penso che ha fatto anche ieri una partita straordinaria. Ecco Maurizio, l'incognita dei playoff è sempre legata spesso a questo, si conoscono un po' meno le squadre, anche con un blasone inferiore se vogliamo. Di certo San Cesario non è il Taranto o l'Arezzo, ovviamente. Certo, soprattutto quando poi, come dice Pepe, ci confrontiamo con gironi che solitamente durante l'anno non conosciamo. Di questa squadra sapevamo poco, ben poco direi, ci siamo iniziati a documentare tra l'altro da giovedì, perché come voi sapete si è giocato mercoledì, però con tutta secondo la te sua... più forte l'Acragas o con tutta la sua inferiore? Modestia, infatti ti stavo dicendo, con tutta la sua modestia io credo che vanno spese parole di elogio per questa Acragas, perché sai, quando tu vinci 4-0 è facile dire l'avversario è modesto, non che voglia andare contro Pepe, per carità, sono altri giorni, però io credo che questo è un gruppo che va elogiato, ragazzi, è un gruppo che veramente lavora dal 27 luglio, stiamo facendo grandi cose, stiamo facendo sognare una città a tutti, siamo pazzi di questa. E la cosa che colpisce soprattutto a me personalmente, poi non so la vostra idea, è la fame che ha questa squadra. Questa è una squadra che ha fame, inizia subito dopo il fischio a giocare, ragazzi che corrono tutti, anche quelli che entrano sanno quello che fanno. È inutile dire che l'Arezzo non è San Cesario, questo è evidente, cioè anche il nome, già pronunciare Arezzo viene a tutti facile, però insomma staremo a vedere. Fra poco passeremo anche a quelle che sono le notizie che abbiamo sull'Arezzo e che anche Peppe Castiglione ha scovato un po' anche dalla Pistoiese, che ha vinto il campionato dell'Arezzo. Ci arriveremo tra poco. Relativamente alla fame dell'Acragas, forse è iconografica anche quell'immagine dopo il gol di Asensio al primo minuto, un'esultanza di 10 secondi, subito tutti dietro il centrocampo per riprendere immediatamente. C'è da dire anche che un risultato così rotondo, vedendo anche i risultati delle altre sfide, psicologicamente magari
mette timore alle altre squadre, c'è un 4-0 in questa fase dei playoff, quando poi vedi le altre partite terminate 1-0, 2-0, 1-2, quel 4-0 pieno, diciamo, psicologicamente sicuramente inibirà un pochino gli avversari. Ecco, visto che ci siamo, proviamo a fare un quadro di quelli che saranno i quarti di finale di questo playoff della Serie D. La Correggese affronterà il Pontisola, il Matelica affronterà il Borgo Sesia e l'Acragas affronterà l'Arezzo. In queste partite il Pontisola è già qualificato poiché è stata finalista di Coppa Italia, mentre la quarta che accederà alle semifinali, come già si sa, è il Pomigliano, che era appunto nel stesso girone I, lo stesso dell'Acragas, e che quindi sarà l'eventuale avversaria dell'Acragas o dell'Arezzo a seconda della vincente. L'Arezzo era già qualificato al turno, questo turno, il terzo di playoff, poiché è la migliore semifinalista di Coppa Italia, e di fatto è andata a vincere in casa del Taranto per 1-0 allo Iacovone, una trasferta durissima che l'Arezzo è riuscita ad espugnare con 1-0-1. Il Matelica ha battuto il Sacilese 2-0, Foligno Borgo Sesia 1-2, Correggese Olginatese 1-0. Ecco, a questo punto le indicazioni che abbiamo sull'Arezzo. Peppe Cassione, tu hai sentito qualcuno della Pistoiese? Sì, stamattina ho sentito il direttore sportivo della Pistoiese, ho cercato di capire che squadra andiamo a affrontare domenica. L'Arezzo non è una buona squadra, è una squadra che è partita per vincere il campionato e troppo ha beccato una Pistoiese sicuramente molto più forte di loro. È una squadra, non è il San Cesare, è una squadra con categoria, ha fatto categorie importanti, un blasone importante, anche se sinceramente meglio l'Arezzo del Taranto, perché Taranto, sappiamo la forza del Taranto, soprattutto a livello di tifosi che potevano venire magari qua, un bel seguito di tifosi. Invece l'Arezzo sinceramente sicuramente ne verranno di meno, però è una squadra a detta di questo direttore sportivo, è una buona squadra, una squadra quadrata, un'ottima difesa, c'è un buon centrocampo e due attaccanti molto molto validi, quindi è una squadra che da temere, anche se c'è da rispettarle, però sinceramente l'Agas sta in condizioni fisicamente e psicologicamente, sta nelle condizioni di poter vincere anche questa partita, anche con l'aiuto del pubblico, che anche domenica è stato veramente eccezionale. Ecco, abbiamo parlato noi di tre passi dal sogno C, passi che potrebbero essere anche meno tecnicamente. Ricordiamo che nonostante si vincessero i playoff, comunque chi vince il playoff, per una strana regola anche di quest'anno, di questa Serie D, anche molto criticata, non accederà in automatico alla Serie C, ma sarà tra le prime ripescate in un'eventuale non iscrizione di altre squadre, il che capita annualmente in maniera massiccia. Quindi di fatto la possibilità è altamente concreta. Adesso vincere contro l'Arezzo significherebbe affrontare il Pomigliano, alla quale l'Acragas ha dato 30 punti di distacco nel proprio girone in semifinale, eventualmente approdare a una finale, quindi vorrebbe dire già, secondo te Maurizio, vorrebbe dire avere un piede e mezzo in Serie C? Ma sai Davide, questa è una domanda su cui non è facile il 19 maggio. Anche per scaramanzia, insomma. Risponderti, sì. La scaramanzia tua è una domanda che io ti risponderei subito dicendo che se noi vinciamo i playoff il 99% possiamo già essere dentro la Lega Pro. Però andiamoci piano, anche perché tu hai detto bene, siamo a tre passi dal sogno, però sempre in teoria, in pratica non possiamo avere la certezza. Io diverse volte che vengono lì i commissari dicono sempre la stessa frase, sai, tanto ogni anno chi vince i playoff viene ripescato. Di solito è così, però siccome noi agrigentini abbiamo la stella che certe volte... La nuvola di Fantozzi. Non vorrei che quest'anno, io la chiamo stella, non vorrei che quest'anno, se, uso il condizionale, fossimo noi a vincere questi playoff, non ci sia nemmeno un posto. Questo è proprio un caso in percentuale su mille, però intanto andiamoci a giocare la partita, certo, con l'Arezzo vede. E poi vediamo. Sì Peppe, ma i posti diminuiscono quest'anno, certo. Ricordati che si passa da 66 squadre a 60, è la Lega Pro unica, quindi... Però d'altro canto anche il fatto di accorpare tutto a un'unica categoria porterebbe magari molte squadre dalla C2, magari che erano in seconda divisione, a non poter affrontare un campionato che tecnicamente diventa la terza categoria, quindi... Però anche quello poi è sempre molto, molto aleatorio, insomma. Sì, sai, qua farà la differenza anche secondo me il peso societario.
perché esatto. Diciamocelo chiaro, l'Agragas credo che in questo momento, in questo periodo, è sulla bocca di tutti. Poco fa ne parlavo con Beppe, che anche dal nord dicono della solidità di questa società, quindi anche questo potrebbe fare la differenza. Però a me piace parlare di calcio, questo è il compito che lascio ai così sono anche discorsi molto alla società. A me piace che domenica voglio vedere il pubblico delle grandi occasioni, come diceva Peppe. Io non credo che rivedremo più quello del Savoia, lì è stato davvero un colpo d'occhio, però onestamente credo che Agrigento possa dare, non è una bocciatura, però credo che Agrigento possa dare molto più di quello che ha dato ieri. Ecco, secondo te, Davide, è anche un po' deludente la presenza allo stadio di ieri con il match contro San Cesario? Sinceramente anche io mi aspettavo qualcosa in più, magari qualcosa di simile almeno a quello che si è visto contro il Savoia. Forse il tempo, forse l'ultima giornata, così mettiamola, di Serie A. Sicuramente la prossima giornata, l'Arezzo, anche al San Cesario, come dicevamo, non è magari il nome che richiama il grande pubblico. Non ha quella orecchiabilità. Sì, l'Arezzo magari sarà diverso. Poi la vedremo, speriamo di vedere di domenica in domenica un entusiasmo che cresce, quindi vorrebbe dire passare ogni fase. Esatto. Ecco, andiamo a vedere le reazioni nel post partita con la conferenza stampa, e qui dobbiamo ringraziare assolutamente il nostro amico Salvatore Barresi. Vediamo la conferenza stampa del post partita. Ma penso che l'Agragas quest'anno, se andiamo a vedere nel computo di tutte le partite che abbiamo fatto, penso che abbiamo sbagliato pochissime partite, o qualche partita penso che sia fisiologico sbagliarla. A volte succedono degli episodi che magari uno li deve prevenire un po', però ritengo che nell'arco di queste partite abbiamo fatto sempre bene, non ci ha mai messo sotto nessuno. Questa è una squadra importante, il che se ne dica, ma ritengo che sia una squadra che davanti erano temibilissimi, perché erano bravi nelle ripartenze e cercavano di attrarci fuori per poi ripartire. Quindi penso che la linea, la difesa sono stati molto bravi, sia la difesa che la protezione che abbiamo creato sulla nostra difesa con i tre centrocampisti, quindi hanno fatto un grande lavoro. Per poi penso che un grande lavoro l'ha fatto Andrea Seraniti, che si è sacrificato per la squadra, ha lottato, nel secondo tempo è uscito ancora più forte del primo, e penso che il terzo gol sia stato merito di Andrea. Per me è come se l'ha fatto Andrea, perché ha fatto una grande giocata, e quindi sono contento della prestazione che hanno fatto tutti, compresi quelli che sono stati chiamati dopo in corso della partita, dove abbiamo secondo me, con l'ingresso di Daniele Arena, abbiamo spaccato ancora di più la partita, ha dato ancora più vivacità lì davanti, e quindi abbiamo fatto bene. Sì, no, sapevamo che dovevamo partire forte, forse non che ci dovevano temere, però già partire forte e dare un segnale forte che eravamo più motivati, ci ha dato una spinta in più. Poi giustamente è arrivato il gol subito, la strada è stata in discesa, però siamo stati bravi. Brevissimo stacco pubblicitario, poi torniamo, ascolteremo anche le parole di Silvio Alessi in conferenza stampa. Prego la regia. Di andare ad ascoltare un Alessi anche particolarmente provato positivamente dopo questo match, la sua soddisfazione la potrete cogliere dalle sue parole, anche dalla sua gestualità visiva. Ecco, chiedo a Peppe Castiglione, poi giro anche la domanda a Maurizio Capraro. Rigoli in questo match è andato un po' a cambiare quelle che probabilmente erano state le mosse, diciamo così, più criticate della partita precedente. Savanarola e Aprile out, di fatto poi una volta entrati contro l'Agropoli hanno modificato
modificato gli assetti della gara. Ecco, credi che sia stato un errore di formazione quello dell'altro giorno contro l'Agropoli? No, penso di no, guarda, lui ce l'ha tutta la settimana, i giocatori, e ha studiato benissimo gli avversari, quindi se lui ha ritenuto fare giocare quella formazione iniziale, perché ho avuto tutti là in tribuna, abbiamo detto come mai questo cambio di Savaranova in panchina e Parisi alto a destra, che non è, diciamo, il suo ruolo. Evidentemente lui ha studiato bene gli avversari e in quel momento, in quella determinata partita, ha schierato dall'inizio quella squadra. Poi domenica, ieri, ha cambiato e diciamo che il risultato si è visto, perché Parisi alla fine non è un esterno alto, non c'ha i movimenti, Savaranova invece lì si trova a casa sua, no? C'ha i tagli, c'ha più qualità e tutto quanto. Parisi è ritornato nel suo vecchio ruolo e ha fatto una grandissima partita. Maurizio, da un punto di vista proprio giornalistico, io ti chiedo se in questo momento l'Acragas può fare a meno di uno come Savaranova. Ha fatto 4 gol consecutivi, insomma ha trovato una continuità straordinaria. Ma sai, il campo dice di no, quindi, però sai, il Rigole, come dice Peppe, ci lavora tutta la settimana. Io credo che anche ritornando alla formazione di mercoledì, lui magari inizialmente vedeva una formazione con l'Agropoli propensa a giocare in quel modo, quindi chi meglio di lui può conoscere i suoi ragazzi, magari qualcuno meno in forma o più in forma, però il fatto è che poi l'ha cambiata subito in corsa la partita e i risultati si sono visti, quindi voglio dire, lasciamo al tecnico fare il suo lavoro, non che ci possiamo permettere di dare dei consigli, però io credo che l'allenatore è colui che sta tutta la settimana con i ragazzi e quindi vuole tirare tutto il meglio che hanno, perché ricordiamoci che anche Dario, in questa squadra c'è molta gente che ancora soffre a livello fisico, perché sì, il Pellegrino visto ieri o il Nicolarena visto ieri, che dalla tribuna è facile dire sta giocando male, però vi ricordo che Nicolarena è al terzo infortunio alla caviglia. Gaspare Pellegrino, siamo anche a fine stagione inoltrata, non è facile. Un Gaspare Pellegrino visto ieri, che già secondo me ha un buon 70%, e domenica lo vedremo ancora più meglio a livello fisico, viene da un bruttissimo infortunio, quindi voglio dire, sai, a volte alla tribuna le cose si percepiscono in maniera diversa. Io credo che siamo, poi i nomi che avete fatto prima, Assenzio, Vindigni, sono quelli che magari in questo momento Saraniti stanno proprio nel top, ma io credo che anche questi che stanno un po', diciamo, ecco, rallentando, credo che domenica tireranno ancora fuori il meglio. Ecco Davide, a te chiedo invece se ormai l'assetto difensivo con il duo Chiavaro-Vindigni abbia scalzato anche l'ipotesi a Starita, nonostante si sia fatto male in settimana. Sì, Chiavaro e Vindigni ormai sono veramente una sicurezza. Chiavaro comunque in stagione in corso ha avuto dei problemi fisici, adesso come abbiamo visto contro l'Agropoli si è ripristinata al meglio. Sicuramente anche gli esperimenti, la difesa a tre, poi Rigoli a partita in corso ha cambiato, sono serviti forse per dargli quelle idee, quelle alternative che gli servivano, quelle anche sicurezze che gli servivano tatticamente anche per capire quali sono gli uomini, magari per a partita in corso cambiarla. Volevo ritornare sul discorso di Maurizio con i cambi, quando infatti a tutti aveva sorpreso quella formazione, soprattutto senza Savaranova che insieme ad Assenzio è l'uomo più in forma di questa Acragas. Fatto sta che senza, o per scelta tecnica o per magari problemi fisici, quella senza quei due giocatori si era regalato un tempo di fatto all'Agropoli. E si è visto quanto è importante per adesso, è imprescindibile proprio Savaranova in questo, nello scacchiere tattico. Ecco, anche davanti la difesa, durante tutto l'anno, spesso sono cambiati. Sì, da Giuffrida a Caci. Anche lì credi che Aprile abbia staccato nelle gerarchie gli altri due? Se di gerarchie possiamo parlare. Sì, infatti, gerarchie, Rigoli dice sempre che non ce n'è, in campo va chi si allena meglio. Però secondo me Aprile ha quel pizzico in più che magari Giuffrida più fisico, sono giocatori diversi, diciamo. Caci forse è quello che si avvicina più ad Aprile, ma secondo me Aprile tatticamente è migliore, o meglio più funzionale al gioco dell'Acragas.
Ecco, una piccola unità di misura sull'Arezzo la possiamo trarre perché quest'anno di fatto ha affrontato una squadra del girone dell'Acragas, appunto il Pomigliano, nella semifinale di Coppa Italia, dove il Pomigliano è riuscito a sconfiggere l'Arezzo sia fuori casa con un 2-0 in Toscana, poi pareggiando in casa 0-0 e assicurandosi la finale che avrebbe poi vinto. Andiamo, prima di commentare il tutto, a vedere un servizio preparato appunto da Davide Saia sui nostri prossimi avversari. Serici campionati di Serie B disputati e 46 tra Serie C1 e C2. Questi alcuni dati storici dell'Arezzo, prossimo avversario del Gigante, nel quarto turno dei play-off di Serie D. Una sfida che profuma di grande calcio. Basti pensare all'ultima apparizione degli aretini nel campionato cadetto. Era la stagione 2006-2007 e a quel campionato presero parte, tra le altre, la Juventus post-Calciopoli e un Napoli già ambizioso. A guidare l'Arezzo in quella stagione è Antonio Conte, che con i toscani ha maturato la sua prima esperienza da allenatore, in una squadra che in rosa poteva contare tra gli altri su un giovanissimo Andrea Ranocchia. Per la cronaca, quella stagione l'Arezzo venne retrocesso a causa di una penalizzazione di 9 punti, senza la quale i Granata avrebbero tranquillamente mantenuto la categoria. Ma il passato non deve intimorire l'Acragas. La squadra che domenica prossima arriverà al Seneto è un avversario certo da non sottovalutare, ma comunque alla portata dei biancazzurri. L'Arezzo in questa stagione ha ben figurato nel girone di questa Serie D, chiuso al terzo posto con 64 punti dietro alla Pistoiese e al Foligno. Una stagione combattuta su più fronti. I Granata infatti hanno ben dimostrato anche in Coppa Italia, dove nella doppia sfida sono stati eliminati dal Pomigliano, vincitore poi della competizione. A guidare da poco più di un mese gli aretini è Stefano Cardinali, promosso a capo area tecnica dopo essere stato vice degli esonerati Mezzanotti e Chiappini. Tatticamente i toscani sono una squadra molto ordinata e disegnata spesso con un 4-4-2 convertito a volte in un 4-3-1-2. Gli uomini più pericolosi nella rosa dei Granata sono il marocchino attaccante classe 84 Essoussi Adnan, che stagione ha realizzato 13 reti, e il franco senegalese Diemé, altro attaccante cresciuto nel vivaio della Roma, che ha già messo a segno 6 reti. Ma da tener d'occhio anche tanti uomini d'esperienza dei toscani, su tutti Davide Carteri, classe 82 che dalla sua ha una lunga militanza e tante presenze in Serie B col Cittadella e che con una sua botta ha deciso la sfida contro un quotatissimo Taranto, una vittoria che ha dato morale alla squadra e ai tanti tifosi aretini abituati al grande calcio che, come si legge sul sito ufficiale della società, ora più che mai credono nell'impresa. Ma l'entusiasmo toscano dovrà fare conti con la voglia di rivalsa biancazzurra e con una città che mai come in questa stagione vede vicina la realizzazione di un sogno chiamato Serie C. Giuseppe Castiglione, è anche un po' ingenuo poter paragonare l'Arezzo a seconda in funzione del match che ha giocato contro il Pomigliano? Sono gare a parte, sono anche competizioni a parte. Ah sì, sicuramente, penso che i play-off e i spareggi sono altre partite, no? Quindi non vuol dire se l'Arezzo ha perso in campionato con il Pomigliano, ora magari è completamente un'altra situazione. Penso che loro il cambio di allenatore, che l'hanno cambiato 15 giorni fa, penso che gli ha dato stimoli in più per far bene, infatti queste due partite le hanno vinte. Però, ti ripeto, è una squadra da rispettare, però sinceramente grande rispetto per una squadra che si può battere tranquillamente, anche se complimenti per il servizio, veramente è una squadra veramente da non sottovalutare. È così una grande storia, come abbiamo visto, anche abbastanza recente. Maurizio, tu cosa pensi di questo Arezzo? Hanno avuto anche una stagione travagliata con 3 cambi di allenatore, di fatto. Sì, sai, questo come può essere positivo, come può essere negativo, no? Perché a volte, esatto, quando cambi l'allenatore non sempre dai la giusta inerzia, non sempre riesci a cambiare, però questo allenatore pare che ci stia riuscendo. Noi naturalmente speriamo che la sua corsa si fermi ad Agrigento. E di certo, come dice Peppe, un avversario che dobbiamo rispettare sì, temere. Sai Dario, io in questo periodo veramente, non lo dico solo per essere di parte, io credo esclusivamente nella forza di quest'Acragas, ci credo tanto. Perché ho visto veramente in quest'ultimo periodo anche il modo in cui si allenano, questi ragazzi vogliono veramente regalare
questo sogno a questa città. L'ho già detto prima, l'Arezzo non è San Cesario, però io credo che se l'Agregas possa dimostrare anche a quest'Arezzo la sua personalità e possa soprattutto giocare da Agregas, io credo che ce la possiamo fare anche a battere quest'Arezzo. Davide, una formazione anche molto trasformista, quella, se vogliamo, dell'Arezzo, che si basa più che altro anche, commentavamo, su una solidità difensiva, anche... uomini di esperienza più che altro. Esatto, ecco. Quindi credi che quale sia la chiave per fondamentalmente scardinare? Cioè, ti aspetti un Agregas che faccia la partita? Comunque. Sì, vabbè, ma l'Agregas ha fatto sempre la partita, non scordiamoci, anche se è dolorosa la trasferta a Torre Annunziata, un Agregas che perdeva 3-0 ma continuava ad attaccare, andava a testa alta, diciamo, e faccia a faccia ad affrontare l'11 appunto del Savoia. Sicuramente sarà una partita che come chiave tattica la vedo molto simile alle altre partite dell'Agregas, dove giocherà subito per cercare di fare gol, di mettere la partita dalla nostra parte. Non scordiamo che giochiamo in casa, quindi questo è sicuramente il dodicesimo uomo, l'arma in più che ci accompagnerà fino a se tutto va bene alla prossima partita. Ecco, ci comunicano, scusami Davide, che abbiamo in linea il presidente dell'Agregas, Silvio Alessi. Presidente, può sentirmi? Sì, buonasera a tutti. Buonasera presidente, grazie di essere con noi telefonicamente. Ecco, le chiedo anzitutto quali sono le sue sensazioni di questo post match contro il San Cesario, una vittoria anche fuori da quelle che erano oltre le aspettative. Ma sicuramente, guarda, noi siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, ma soprattutto di quello che abbiamo fatto in campionato e come stiamo andando avanti in questi playoff. Stiamo incontrando le più importanti squadre di tutti i gironi dei campionati della Serie D e fino a oggi devo dire che ci stiamo confermando una tra le quattro squadre più forti di tutta la Serie D. Quindi questo è un motivo di orgoglio per noi, perché abbiamo allestito una squadra con dei giocatori importanti, con un tecnico veramente all'altezza, un tecnico che io oggi definirei il numero uno sicuramente tutto il girone. I giocatori che meriterebbero la categoria superiore, e quindi un grande staff, una grande squadra che sta facendo vedere appunto, sta facendo delle belle in tutte le possibilità. Ecco presidente, con i dovuti scongiuri le chiedo, perché credo che questo il tifoso voglia saperlo anche dalle sue parole, le chiedo se un eventuale approdo quantomeno in finale o comunque superare questo scoglio rappresentato anche dall'Arezzo possa significare avere un piede e mezzo in Serie C. Ma questo sicuramente, perché questi playoff serviranno a definire la griglia per i ripescaggi, quindi se noi dovessimo vincere i playoff saremmo in pole position per un eventuale ripescaggio, una domanda di ripescaggio che noi sicuramente faremo se ci daranno le condizioni appunto anche dello strutturale e tutto, quindi noi siamo pronti e questi playoff dobbiamo andare il più avanti possibile perché ci permetteranno eventualmente di avere saremo in ball position appunto per questa rendita di passaggio. Quindi anche arrivare in finale, presidente? Anche arrivare in finale, sicuramente. Grazie mille, grazie di essere stato con noi, le auguriamo una buona serata. Grazie a voi, buona serata. Ecco, commentiamo anzitutto un dato. Rigoli, il miglior allenatore della categoria, è fondamentale, è imprescindibile per questa squadra e per il suo futuro avere la guida di Rigoli. Prima Peppe, poi Maurizio. Penso che i risultati parlano chiaro, no? Ha stravinto un campionato d'eccellenza, sta facendo benissimo anche in questo campionato di Serie D, che è un campionato importante, un campionato nazionale, che non è sicuramente l'eccellenza, quindi penso che ha delle qualità veramente grandissime. Oltre, io non lo conoscevo sinceramente, quest'anno ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo, e oltre ad essere un grandissimo allenatore, molto preparato, è una grandissima persona. Tu Peppe hai militato anche in categorie come la C e la B, lo vedi pronto Rigoli anche per il campionato di Serie C, che lui ha effettivamente tastato, più diciamo sfiorato anche con la Juve Stabia, una piazza importantissima, quindi anche per la C secondo te potrebbe essere Rigoli l'uomo per l'Acragas? Penso di sì, anche se sono queste valutazioni che farà la società, no? Però lui è stato un po' sfortunato quando è andato a Castellammare, mi sembra, ha avuto un pochettino di chance, le ha avute,
Però penso che ora sta facendo i risultati di nuovo e quindi penso che potrebbe benissimo allenare se non in G addirittura in B. Quindi queste sono valutazioni comunque che farà la società e quindi io sinceramente io dico soltanto che i risultati penso che parlano chiaro. E sì. Penso che sono sulla si vedono chiaramente. Diciamo. Sì, sì, una sola quindi, partita di fatto per Rigoli nel campionato. Che ci può stare, è fisiologico. Troppo poco però. Tempo gli hanno dato di fatto a Castellammare. Maurizio, secondo te, ecco, se parliamo di imprescindibili, magari un detto dice nessuno è fondamentale, cioè meglio, tutti sono importanti, nessuno è sostituibile. Queste sono, vale anche per Rigoli? Dario, è inutile dirti che queste sono domande che dovresti rivolgere ai dirigenti, noi siamo qui tanto per parlarne, io dico solo che se nel calcio contano i numeri, credo che questa è una persona solo ed esclusivamente da riconfermare, anche perché se chiedete a 100 tifosi dell'Agregas se vogliono la riconferma dei Rigoli, 101 vi diranno di sì. Quindi gode della stima di una piazza che da 20 anni non vedevamo calcio e quindi è sulla bocca di tutti. Poi entrare nei meriti o no, ci sono tanti dirigenti, tutti competenti, perché io credo che l'Agregas parta dalla competenza di una società seria e valida e quindi sono loro che valuteranno. Però insomma, sentire dalle parole il numero uno, il presidente Alessi, credo che Rigoli goda anche molto della simpatia dei dirigenti, però sai, ancora credo che sia prematuro parlare di queste cose, anche perché abbiamo altre tre partite, come dicevi tu all'inizio della trasmissione, e quindi per ora godiamoci più a lungo possibile, tutti vogliamo arrivare a quell'8 giugno, poi credo che per Rigoli ci sarà anche tempo di valutare queste cose da parte della società. Ecco, l'enorme sorriso di Maurizio fa anche trasparire quello che è l'entusiasmo, insomma, che c'è attorno a questo sogno che si comincia ad accarezzare sempre di più. Davide, anche tu concordi sulla figura di Rigoli come punto cardinale verso il futuro dell'Agregas? È un allenatore che sa prendersi le sue responsabilità, diciamo un po' alla Mourinho, tutela i giocatori, farà schermo alla squadra. Certo, non vorrei mettere, diciamo, una pulce anche agli ascoltatori, però il ruolo al momento, la dirigente di Toto Vullo, non lo so, per il futuro non... È un pallino di Davide, ci batte continuamente. Secondo me non è stato diciamo, di Vullo, sicuramente l'esperienza. Si vede che è una squadra, questo fa capire che è una squadra magari che pensa in grande, perché vista la grande esperienza di mister Vullo, soprattutto in campionati come, che io chiamo sempre Serie C, nonostante sia Lega Pro. Però non si sa mai fino a quanto, diciamo, sarà disposto Vullo a stare dietro le quinte e quindi accettare un ruolo di dirigente, lui che comunque è un uomo di campo. Quindi tu pensi che di fatto Vullo non sia soltanto lì per fare quello, non si sa mai, quello per cui ufficialmente... No. O magari farà la chioccia di... Non penso a Rigoli perché non mi sembra un uomo che abbia bisogno, diciamo, di... come possiamo dire, di un... un mentore, un tutor, quindi assolutamente non è la persona che accetta questi consigli. Però magari... comunque una suggestione, quella di Davide, anche una provocazione se vogliamo. Sì. Voi cosa ne pensate? Da interni della società, insomma. Cioè, quella di Vullo è anche da schermo. Ci sta una domanda di riserva. No, Toto Vullo, cioè, si conosce, è un'esperienza straordinaria, un po' che a crescere e migliorare la società, penso. Quindi poi, non lo so, sta facendo da suo arrivo, sta facendo bene, poi bisogna vedere lui che ha intenzione di fare. Quindi, Davide, un po' di Rigoli, come diceva, non ha bisogno di tutor. Quindi non lo so, è una situazione... È lì per fare il dirigente, anche secondo te Maurizio? È lì per quello e non c'è altro motivo. Intanto rispettiamo il ruolo, Toto Vullo in questo momento certo. È il responsabile dell'area tecnica che fa l'area tecnica, Pino Rigoli è l'allenatore dell'Agas, siamo tutti commenti, tu lo metti in dubbio, poi lasciamo, no, al momento, sempre, al momento. Lasciamo ai giudizi, vi ripeto, alla società dove ci sono persone. Io quello che voglio dire però è solo una cosa, io credo che quest'anno l'Agregas abbia lavorato talmente bene sotto anche questo profilo, e ne parlavo con Beppe prima della trasmissione, parto anche dal discorso di avere gente competente nel settore giovanile, di avere una società fatta anche di nome, perché oltre ai Rigoli ci avvaliamo di una figura come Toto Vullo, e credo che questo ci può solo lasciare sperare. Insomma, anche prima Russello ha fatto un ottimo attenzione, certo. Non sono, con questo non voglio bocciare, no, diciamo, assolutamente sì, perché, sì, a parte sì, che Ernesto è un mio grande amico, figurati, che saluto, però voglio dire, se parliamo di figure importanti che tu certo. Vuoi andare a crescere, avvalersi di queste persone, lascia stare il ruolo che poi Toto faccia, però voglio dire, sta crescendo anche sotto questo profilo l'Agregas, e questo
per farti capire, Dario, le prospettive future su cui questa società secondo me sta puntando davvero molto. E mi permetto di dire anche con Peppe Castiglione, non per piaggeria, no, ma si è creato comunque un settore giovanile che mancava all'Acragas negli scorsi anni, sì. Quindi può essere, diciamo così, la cantera biancazzurra. Ecco, sì, vediamo. Voglio aggiungere che c'è il rispetto dei ruoli, no? Il mister, come diceva Maurizio, fa l'allenatore, lo sta facendo bene. Toto Vull è responsabile dell'area tecnica, penso che tra persone intelligenti come loro penso che tu sei allenatore della Juniores, resterai allenatore della Juniores anche il prossimo anno? Vediamo, penso che la società vediamo, a fine anno valuteremo, no? Il lavoro che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti, quindi perché l'Agas penso che una finale regionale giovanile non l'abbia mai disputata, quindi devo ringraziare i ragazzi che quest'anno e soprattutto Giovanni Amico, il responsabile del settore giovanile, che abbiamo fatto un grandissimo lavoro, quindi penso che ci sono tutte le condizioni, è una base importante per cui ripartire l'anno prossimo. Se dovesse arrivare un'offerta dai grandi, diciamo anche in qualche altra società, in eccellenza, non saprei, continueresti a lavorare con i giovani, ti trovi meglio con... Non so. Con i giovani ci mi penseresti? Trovo abbastanza, però vediamo. Prima attiviamo Agragas, saliamo in G e poi ci portiamo, portiamo troppo avanti. Hai fatto una brutta domanda. Poi sì. si vede. Ci portiamo troppo avanti col lavoro. Ecco, sì, una partita di fatto quella contro l'Arezzo che speriamo di non perdere in campo. Sicuramente la si perderà in tribuna stampa quantomeno, perché quello che troveranno i colleghi toscani è quello che al quale noi ci siamo abituati a malincuore. E purtroppo è un dato assolutamente negativo fare l'abitudine a condizioni del genere, dello stadio Esseneto, che a fronte di tutte quelle che erano state gli impegni o le promesse, di fatto ancora vede una tribuna stampa del tutto inagibile, del tutto contraria a quella che è la sua definizione di tribuna stampa. E non è solo purtroppo la tribuna stampa ad essere in queste situazioni. Ecco, purtroppo ci ritroviamo, ecco, sì, al di là dell'episodio della gradinata, della scorsa partita, però insomma, ecco, quello che ci rammarica è questo, non c'è più la possibilità di procrastinare, ma di fatto ci troviamo in una situazione che sembra veramente... Anche perché se si vuole sognare in grande, questo fa parte appunto di... è un tassello da non sottovalutare. Ecco, detto questo io direi che siamo ai saluti finali. Grazie mille a Peppe Castiglione per grazie essere stato voi, con noi. Grazie a voi dell'invito. E grazie mille a Maurizio Caprario. Mario, grazie a voi, consentimi solo di... Prego, di questo lo faccio a nome della società, che domenica veramente la gente possa rispondere, perché credo che questa società, questa squadra, questo gruppo abbia bisogno veramente del grande pubblico. Ore 16, tutto allo stadio, e soprattutto credo che la società sia anche venuta incontro a livello economico abbassando i prezzi, come voi sapete, quindi paghiamo il biglietto, evitiamo gli accrediti, evitiamo gli omaggi, tutti allo stadio. Da domani volevo anche aggiungere che inizia ufficialmente la prevendita nei punti che ormai sono solidi, quindi la febbre cresce, la città sogna e credo che già... E speriamo in una risposta... Già credo che anche Arezzo sia entrata nel vivo. Grazie per l'invito. Grazie assolutamente a te di essere stato con noi. Ricordiamo il match alle ore 16 domenica prossima, quindi insomma domenica 25. Davide, buonasera a te, salutiamo anche noi. Sì, intanto buonasera ai nostri telespettatori e ci rivedremo lunedì. Ci rivedremo lunedì, grazie mille di essere state con noi, arrivederci.